Gregorio Fracchia, buongiorno. Benvenuto qui al posto delle parole per raccontare il libro intitolato L'altro suono dell'ombra, edizioni Mondadori. Leggo nelle risvolte di copertina che Gregorio Fracchia è nato a Torino nel 1996, dove compone, suona, scrive e vive. Come concertista si è esibito in Italia e all'estero. Tra l'altro, 1996, quindi compositore. Poi musicista, scrive, quindi un'attività molto frenetica, Gregorio Fracchia. Ma frenetica, non lo so, di sicuro, insomma, cerco di avere Stiamo sentendo, Gregorio Fracchia, stiamo sentendo veramente molto molto basso il suo lume, come si diceva una volta, parli più dentro la cornetta, sempre che la cosa mi sia sente possibile. meglio? È abbastanza meglio adesso, prego. Ecco, dicevo, no, frenetica, forse no, cerco di avere una disciplina che mi consenta di mantenere una produttività costante, ecco. Beh, una risposta pienamente interessata ad uno sguardo veramente molto, molto completo sulla sua poliedrica attività. E come si è scoperto musicista Gregorio Fracchia? Ma in realtà in questi casi si dice forse alle volte che più che scoprirti tu musicista è la musica che ti scopre, però in ogni modo io avevo ho un padre che suona la chitarra in maniera amatoriale, quindi lui mi ha trasmesso la passione per la chitarra quando ero ancora più piccolo di quanto non sia adesso, insomma, quando avevo 6 anni più o meno. E poi ho iniziato a suonare, a studiare un po' tutti i giorni e piano piano anche a comporre, ad avvicinarmi sempre di più al mondo della musica. E poi ho fatto gli studi accademici al conservatorio e sono passato poi anche a fare attività concertistica. E poi quando è che si è scoperto scrittore? No, io non sono uno scrittore, ho scritto un libro, che è tutta un'altra cosa. Ne ho scritti due veramente, perché a 17 anni ho scritto un libro di estetica, sembra molto presuntuoso, ma in realtà era quello, cioè era un libro sull'interpretazione in musica a partire dal pensiero di Jacques Derrida, che è un filosofo della seconda metà del Ecco, Novecento. io la fermo subito, Gregorio Fracchia. Lei Sì. questo libro sull'estetica l'ha scritto a che età, mi ha detto? A 17 A anni. 17 anni lei frequentava già il pensiero di Jacques Derrida. Sì, lo leggevo perché mi appassionava molto e perché mi piaceva molto la scuola filosofica che a quel pensiero si legava, l'idea del decostruzionismo, eccetera. Io poi amavo molto anche la filosofia torinese, l'ermeneutica, Paris, Ovattimo, eccetera, e quindi mi interessava cercare di dire qualcosa in riferimento a quello che facevo concretamente, però in forma saggistica. Devo dire che tutto questo ci fa entrare piano piano nel comprendere anche la scrittura di Gregorio Fracchia che ci propone questo romanzo intitolato L'altro suono dell'ombra. Già il titolo è molto particolare. E qui i personaggi di questo libro sono personaggi molto importanti, perché andiamo da Andrés Segovia all'editore musicale, all'ispettore, al commissario di polizia. Necessario che ci sia un commissario di polizia, perché altrimenti non sarebbe un libro di questo genere. Ed è ambientato a Torino. Ecco, la scelta di ambientarlo a Torino è una scelta importante, perché noi riusciamo a scoprire una Torino sicuramente molto diversa. E, ripeto, Gregorio Fracchi, nato nel 1996, ma conosce Torino in una maniera veramente molto dettagliata leggendo questo libro. Ma la scelta di ambientarlo a Torino è perché Torino per esempio, ha intanto una tradizione giallistica molto importante, basta pensare a Fruttero Lucentini, eccetera. E poi è una città che è abbastanza densa di mistero, perché la caratteristica principale, che è una caratteristica antropologica soprattutto della torinesità, è la riservatezza. E quindi i torinesi, io dico ogni tanto che capire quello che passa per la testa di un torinese è quasi come interpretare quello che pensa un cinese, cioè è impossibile. E quindi questo si presta ovviamente a raccontare
soprattutto a raccontare un giallo in cui ci sia poco sangue tendenzialmente, perché la tendenza dei gialli di oggi è quella di abbondare di particolari macabri, che è sostanzialmente una maniera di scimmiottare gli americani. Noi per fortuna, o purtroppo, non siamo americani, per cui abbiamo una quantità di dati che possiamo inserire in più nella scrittura, e quindi insomma è meglio sempre tenersi, come diceva Lucentini, dalla parte del caminetto, cioè raccontare con calma quello che succede fuori e cercare in questo di mettere tutta una serie di elementi che possano essere fondamentalmente di carattere culturale. Questo è il bello del giallo, cioè attraverso il giallo e la cucina tu capisci l'identità del paese in cui ti trovi. Giallo e cucina, a fare le torte non sono capace, c'è scritto, se ricordo bene, all'ultima, nell'ultima pagina, che non voglio rivelare ovviamente in maniera completa, ma non essere capace a fare le torte però vuol dire essere capace a costruire storie, a costruire musiche e a raccontare questa Torino. Gregorio Fracca, lei ha il libro a portata di mano? Devo confessarle di no, però posso fare in qualche maniera recuperarlo. Ma certo, l'apertura, il prologo, perché veramente è qualche cosa che ci porta anche all'immagine di copertina. Mentre Gregorio Fracchia va a recuperare il suo primo romanzo, edizioni Mondadori, romanzo intitolato L'altro suono dell'ombra, ecco, in apertura del romanzo c'è veramente qualche cosa di molto fisico, quasi come quella fisicità di quell'immagine in copertina. L'immagine in copertina è un dettaglio della chitarra, ma potrebbe essere anche un dettaglio della sinuosità del corpo di una donna, senza rivelare più di tanto. Ecco, e così comincia. Non poteva che esserci un'ouverture, essendo lei musicista. Come comincia il suo romanzo, Gregorio Fracchia? Lo leggo così. L'accarezzò, indugiando a massaggiarle i fianchi. Era felice come quando, bambino, affondava le mani nell'erba dei prati appena innaffiati dalla rugiada. Stringendola a sé, cercava un labile equilibrio fra forza e dolcezza. Tuttavia la sua felicità, come ogni felicità che si rispetti, era violata da una punta di malinconia. Da un lato lo stimolo a tuffarsi in lei, dall'altro l'esitazione a spezzare l'incantesimo del loro sfiorarsi leggero. Si sentiva come trattenuto, paralizzato dalla sua bellezza lucente e indiscutibile, sempre che ci fosse davvero al mondo qualcosa di discutibile. Andrés Segovia ripose la sua Hauser nell'astuccio, eccetera, eccetera. Quindi si tratta di una chitarra. Però vorrei sottolineare una cosa che emerge secondo me dall'inizio, e cioè la frase finale dove dice sempre che ci sia al mondo qualche cosa di indiscutibile. Perché effettivamente per me il presupposto di base per scrivere questo libro non è stato tanto un presupposto di carattere culturale, cioè di carattere musicale, ma un presupposto di carattere culturale, cioè l'idea che non ci sono fatti ma solo interpretazioni. E questo per me è molto importante, vedendo il mondo come si struttura oggi, perché per esempio fra i giornalisti c'è la tendenza a dire che il compito di un giornalista è quello di dire la verità e di riportare dei fatti. E io ho sentito un'urgenza, insomma, teoretica a questo proposito, perché percepivo come particolarmente pericoloso l'idea del riemergere della verità, l'idea del riemergere dei fatti, della fattualità. Sono dell'idea viceversa che dietro ai fatti ci sia sempre qualcuno che ha un interesse a importeli, e che quindi tutto sommato, se ci pensa, un fatto non parla mai da solo, cioè presuppone sempre un qualcuno che lo enunci, e di solito questo qualcuno è sempre inserito in una rete di condizionamenti politici, culturali, sociali, economici e via dicendo. Quindi questo inficia la neutralità del suo dire inevitabilmente. Allora io ero particolarmente preoccupato, anche frequentando un po' di aule universitarie, dal fatto che sempre di più, soprattutto fra i miei coetanei, sento parlare di fattualità, sento parlare di oggettività, di naturalità biologica, di tutte queste faccende. E allora mi sembrava importante, cosa meglio di un giallo esprime una cosa di questo tipo. Il presupposto fondamentale di un giallo è proprio questo. C'è una frase di Nietzsche molto bella che dice: quando ti viene presentato qualcosa di ovvio, è proprio di quello che tu devi dubitare. E quello che deve fare un lettore di gialli è proprio questo, cioè quando ti viene presentato qualcosa di ovvio in un giallo, beh, è proprio di quello che tu devi dubitare. Quindi ho utilizzato il genere del giallo proprio per questo.
Come dicevo poco fa, Gregorio Fracchia è un giallo che non gronda sangue, ma un giallo che gronda di un effetto psicologico che si sente veramente quasi ad ogni pagina di quell'ansia che poi è, tra l'altro è la capacità di chi scrive di creare ansia nei confronti del lettore per raccontare questa storia che succede, come dicevo poco fa, a Torino, ma una Torino che è una Torino borghese, quella che ci viene raccontata, ma una Torino borghese che a un certo punto del libro, se ricordo bene, Gregorio Fracchia dice che è Torino borghese però che si è modernizzata. Ecco, questo libro ci racconta anche di come Torino si è trasformata e si trasforma. Beh, è ovvio che volendo provare a fare una critica sociale non potevo riferirmi alla Torino anni 70 di Lucentini e di Fruttero. La Torino che io ho provato a raccontare è la Torino che vive in un'epoca che è caratterizzata dalla digitalizzazione. Questo significa che fondamentalmente da che mondo è mondo, come si potrebbe dire, da sempre le grandi forze utilizzano una qualche maniera per dominare la gente. Oggi la tecnica principale che si può utilizzare è quella della digitalizzazione. Viviamo in un mondo che è completamente dominato dalla rete, completamente dominato dalla tecnica, direbbe Severino, cioè viviamo in un mondo in cui la gente passa un sacco di tempo su Instagram, su internet e via dicendo. Questo ha delle conseguenze, sì, ha delle conseguenze molto forti, che sono per esempio l'omologazione del sentire estetico, i giovani si vestono tutti alla stessa maniera. In generale l'omologazione o l'assenza del pensiero. Quindi questo genere di considerazioni e poi ovviamente la spersonalizzazione di massa. E questo genere di considerazioni non potevano non essere tenute in considerazione, appunto, scusi il bisticcio di parole, all'interno di un romanzo, perché io ho cercato di parlare di internet, della rete, delle conseguenze che internet ha sui giovani e di tutto questo, che ovviamente ha da fare con la trasformazione sociale, col cambiamento della mia città, col cambiamento delle abitudini dei coetanei e anche con i pericoli che una visione di questo tipo può comportare. Quindi un mondo dominato dalla tecnica e in qualche maniera un mondo anche assorbito dalla tecnica. A proposito di assorbimento tecnologico, non possiamo. Mi è venuto in mente con le sue parole quando lei cita la città che sale di Boccioni, no? E anche qui, attraverso una visione artistica, c'è una visione della città e dei suoi personaggi. Sì, ma lei sa, ovviamente in un giallo uno cerca sempre di dare varie chiavi di lettura. Visto che lei ha citato quel passo, io ho messo il nome di Turecci, che è un futurista immaginario, perché in realtà quello era un famoso scherzo che aveva fatto Carlo Verdone a suo padre. Il padre di Verdone era oltre che uno storico del cinema molto importante, era un esperto di futurismo, si occupava spesso di futurismo. Allora lui un giorno l'ha chiamato e gli ha detto per telefono, facendogli uno scherzo, imitando la voce di un futurista toscano anonimo, che lo rimproverava per il fatto di non aver messo nelle sue opere riguardo al futurismo il nome di questo Turecci che in realtà non esisteva. E l'altro si è mezzo preso un infarto, perché da storico serio qual era, non riusciva a capire come fosse possibile una cosa del genere. Allora ho detto questo solo per dire che in un giallo, come in un qualunque altro libro, ci sono vari gradi di lettura che il lettore può ovviamente andare a decifrare, a seconda della profondità appunto di lettura che scelga di adottare. E il registro di lettura che il lettore sceglie di adottare è quello più consono al suo sentire, al suo sguardo, e questa parola sguardo viene modificata di pagina in pagina da parte di noi lettori perché spesse volte, e lo dico da lettore distratto quale sono, io sono veramente molto affascinato di quando lo scrittore ci coglie impreparati, ci coglie veramente ogni volta nell'insidia della soglia, per dirla con un famoso poeta. L'altro suono dell'ombra, il libro di Gregorio Fracchi, edizioni Mondadori. Intanto noi la ringraziamo del tempo che ci ha Grazie a dedicato voi. Gregorio Fracchi per averci raccontato giustamente, ma non troppo, il suo libro L'altro suono dell'ombra. Grazie ancora e buona giornata. Grazie molto, altrettanto.